E bentornati amiche e amici, si stava meglio quando si stava a metà stagione 3, puntata 31 da Denis. E da Stefano. Bene. E dall'ospite. Allora, intanto, benvenuto a Claudio. Claude Ripper, ti conoscono, ma Claude Ripper è il nome d'arte da musicista o da tatuatore? Che poi sono le tue grandi, diciamo. Claude Ripper è il nome di tutto. Infatti hai detto Claudio e ci sono già rimasto un attimo, che oltre a mia Lo madre so. oramai non mi chiama nessuno Claudio. E la mia ragazza quando si incazza un po', allora lì è Claudio subito. Quando la No, situazione no, è diventa seria. Claude Ripper su tutto. Claude, se non The Ripper, Claude. Claude di sicuro. Perfetto. E niente, allora io direi che partiamo subito con ti facciamo fare una bella presentazione di chi sei, cosa fai, da dove digiti, tutte queste cose qua, insomma. Ok, allora facciamo proprio un cappello introduttivo a Bravo. 360 gradi, rapido e incisivo. E Claude Ripper, nato nell'81, quindi ormai 43 anni, sono sempre stato un musicista e un tatuatore. Ho avuto la fortuna di trovare, diciamo, subito quelli che sono i miei interessi, che li ho portati ad essere sia lavoro che lavoro passione. Quindi lavoro tatuaggi, e l'unico lavoro che ho fatto, ho iniziato che ero ancora minorenne, quindi ho avuto la fortuna di non mandare mai curriculum, di non fare, come si chiamano, concorsi di lavoro, insomma, colloqui di lavoro. E nella musica uguale, ancora prima, ho iniziato a suonare, che ero proprio bambino, elementari, prima media, sempre metal, con tutte le dovute piccole sfaccettature, il death, il grind, il brutal, il black, però sempre in ambito metal estremo e sempre tatuaggi, diciamo, horror. Quindi in realtà sono solo lo stesso ragazzino adolescente, ma più vecchio. Basta, questa è la mia vita in poche parole. Ok, e quello che io mi chiedo è, finalmente abbiamo un tatuatore, il metal è nato insieme un po' ai tatuaggi, o ne comunque ha fatto, c'è una buona parte il tatuaggio per il metallaro, però nel frattempo è successa una roba per cui il tatuaggio è stato sdoganato, adesso. Intanto volevo capire una roba, ci sono tatuatori che sono specializzati in determinate cose, giusto? C'è quello che fa le robe giapponesi, tu hai detto che fa le robe horror, ci saranno quelli che ti faranno solo i terrificanti pasticcini, che io non riesco a capire come uno possa farsi dei pasticcini. C'è di peggio, Vabbè, eh. sì. Ne Boh, parleremo, allora, mi sa. dopo so che esistono dei modi di tatuare che fanno particolarmente male, quelli che si fanno tutta quella specie di rovi qua sul collo e dietro, che ha un nome specifico, mi ha spiegato un amico, che è Rovi sul collo. anche particolarmente doloroso come metodo di tatuaggio, ma Sì, ci sono varie volutamente. tecniche anche lì nel Boh. tatuaggio, ovviamente, varie tecniche. Allora, quello che ti chiedo è: quando è che effettivamente, essendo tu stato metal da molto prima che sei diventato un tatuatore, hai cominciato a capire che improvvisamente non era solo Eddie che andava di moda sull'avambraccio o Raining Blood sul polpaccio, ma che le cose stavano cambiando? Quando è che la gente si è cominciata a innamorarsi di questi tatuaggi? Beh, allora, quello che ti posso dire io è la mia esperienza da milanese, quindi ti posso dire com'è la situazione a Milano, ma anche un po' la situazione globale, perché poi ho avuto la fortuna, oramai sono quasi 26 anni di età, poi ho girato tutto il mondo. Sicuramente da noi lo sdoganamento massimo del tatuaggio è arrivato intorno alla metà degli anni 10. Gli anni 10, no? Intorno appunto al 2010-2015, complice anche il fatto che io in primis e altri colleghi abbiamo fatto una trasmissione televisiva. Quindi c'è stato proprio questo boom del tatuaggio a livello anche commerciale. È un po' uscito dagli studi di tatuaggio e quindi dagli appassionati ed è arrivato nella televisione, quindi a casa di tutti quanti. Che non era, Quindi scusami se ti interrompo, non era la versione italiana di Ink Master, non era non la quello, versione italiana di no? Ink Master, ma la versione italiana era lo stesso format di LA Ink, Miami LA Ink, Ink, esatto, esatto. e hanno fatto anche Milano Ink. Abbiamo fatto due stagioni televisive appunto su D-Max, che oramai risalgono al Pensavo 2013. fosse Cesano Boscone Ink, invece, Ma niente, solo guarda, Milano. le hanno fatte poi dopo ovunque, sono andate tu a fare
No, perché tu questo non lo puoi sapere. Io ho un feticcio per l'Interland milanese. Prima o poi riuscirò a farmeli tutti i peggio posti. Ecco. Cazzo, non dirlo a me. Ho creato un gruppo per parlare delle periferie dei palazzoni. Quindi, guarda, sfondi una porta aperta. Quindi, comunque, sì, ritornando al tatuaggio, io direi intorno alla metà del 2010 c'è stato proprio lo sdoganamento a livello commerciale. Un po' appunto complice anche le trasmissioni televisive, oltre alla nostra, sicuramente quelle prima che erano anche più famose, poi arrivata anche la nostra, e poi i calciatori, le soubrette, insomma, quando una cosa arriva ad un livello commerciale tramite degli esponenti che possono essere televisivi piuttosto che cantanti, piuttosto che calciatori, poi di conseguenza tutto il popolino ne prende parte. E questo è stato, ecco. Vabbè, con tua grande, insomma, comunque per gli affari, insomma, questa cosa sicuramente. Ma guarda, aiuta. Ti dirò, in realtà no. Anche la trasmissione, ricordo che io facendo sempre tatuaggi, diciamo, brutti, no? Per la persona comune, un po' come il metal e il rumore, no? Per la persona comune. Certo. Quindi in realtà sì, la trasmissione mi ha dato quella fama, nel senso che non potevo andare in metropolitana, che la gente mi chiedeva la foto, l'autografo, non potevi passeggiare che ti riconoscevano. Però, in sostanza, non è che la trasmissione ha fatto sì che uno da un momento all'altro mi ha visto in TV e dice «Ah, cazzo, vado da quello lì a farmi tutta una schiena con dei teschi, o un braccio intero con le...» I clienti che avevo prima li ho avuti, ho acquisito in quel periodo dei clienti commerciali che magari venivano dalla Sicilia, si prendevano il treno per venirsi a fare una cazzo di letterina, solo che era la letterina fatta dallo stronzo che era in trasmissione in quel periodo. Quindi tornavi a casa e ti vantavi con gli amici che avevi una letterina pagata 500 euro invece che 50 euro perché te l'aveva fatta sta faccia da perla in trasmissione, ecco. Okay. Poi è morta questa roba qua ed è ritornato quello che sono sempre stato, ecco. Non mi ha portato molto a me personalmente. Bene, facciamo un passetto avanti. Il tatuaggio per il metallaro si pensa o si ritiene che sia il vecchio modo di tatuarsi, ogni tatuaggio che abbia un significato e magari abbastanza profondo. Nel momento in cui tutto è diventato molto più ampio per molte più persone, e secondo te questa cosa qua è cambiata? È una percezione nostra da gatekeeping, tipo quella che i gruppi che ascoltiamo solo noi sono fighi, quando diventano un po' famosi allora non sono più belli? Anche sui tatuaggi possiamo dire lo stesso, o viceversa tu noti che c'è gente che si fa riempire un braccio di roba e non ha la minima idea e non capisce bene che ci sarebbe stato un significato profondo, che comunque anche quello storico dei tatuaggi giapponesi. Certo. Dei marinai che si tatuavano effettivamente i posti dove andavano, cioè i tatuaggi erano legati a un significato di vita, di esperienza nella concezione originale. C'è sta cosa o no? Allora, è un discorso veramente, veramente ampio e sarebbe lungo da sviscerare, però quello che ti posso dire è che lo sdoganamento del tatuaggio ovviamente ha portato anche un pubblico di appassionati di tatuaggio più mediocre, passami il termine, no? Più superficiale, quindi adesso ci si tatua sicuramente con più leggerezza, in maniera più estetica, mi piace quello, me lo faccio. Perché è anche più accettato, quindi la gente si tatua un po' di tutto come viene, perché tanto non fa scandalo, e quindi il significato si è un po' perso, la ricerca del significato, anche grazie al fatto che adesso esiste il laser, quindi se un tempo la mamma e il papà ti dicevano guarda che poi per tutta la vita ti rovini, guarda che è per sempre il tatuaggio, adesso i ragazzi di oggi, cioè, già si approcciano al tatuaggio sapendo, vabbè, poi io se mi rompo il cazzo me lo tolgo col laser. No, e ma questa funziona cosa qua o no? Sì, funziona, sì, i laser oramai sono una tecnologia usatissima e con dei risultati eccezionali, cioè ti rimuovono completamente tutto. L'unica cosa è che sono ancora molto costosi, però si trovano ovunque, cioè ovunque c'è un dermatologo che ha la tecnologia laser per rimuoverti i tatuaggi, quindi lo si trova ovunque, è solo ancora molto costoso. Però questa cosa qua sicuramente ha aiutato le persone anche a farsi qualsiasi cagata. Ritornando al metallaro, noi metallari siamo un po' quella categoria di persone che fa fatica, fortunatamente, ad evolversi, no? Cioè il metallaro è il metallaro, lo era negli anni 70, 80, 90, 2000, eccetera, eccetera, con tutte le piccole dovute differenze, però se il mondo cambia così velocemente, il metallaro cambia un po' più lentamente. Che è la nostra gran fortuna, perché il muro che hai alle tue spalle pieno di CD parla chiaro. Io adesso sono qua in casa nuova, è un po' un bordello, però tutti quanti abbiamo muri di vinili addirittura.
questo fa capire come anche la musica, grazie a noi, se ancora va avanti, perché il resto è solo digitale, no? E quindi sì, il metallaro ancora rimane molto quadrato, si fa le sue copertine del gruppo preferito, o il logo, o qualcosa appartenente. Quindi quello che io noto è che, appunto questo, che le persone si fanno tatuare con meno consapevolezza, proprio perché il tatuaggio è diventato più commerciale. E fortunatamente invece il metallaro continua ad essere la persona che è. Il metallaro si tatua tutte cose inerenti alle proprie passioni o ai film horror, molto spesso, che sono due cose che vanno tanto a braccetto, no? Passione, certo, per i film horror, passione per la musica metal. Quindi, e questo è quello della quale mi occupo io. Quindi il discorso che ti ho fatto fortunatamente non mi tange, perché è vero che il tatuaggio si è sdoganato, ma io, trattando solo un determinato stile, ho quella clientela lì. E non mi rendo neanche più conto, in realtà, le mode come si evolvono, perché non ne ho a che fare. Io non parlo più con il cliente, diciamo, medio, quello che entra in studio: ciao, volevo farmi un tatuaggio. Da me c'è il cliente che mi scrive direttamente da tutta Italia o dall'estero, perché vuole essere tatuato da me. Quindi io non è che vado in studio e aspetto il cliente che entra: ciao, volevo fare un tatuaggio, c'è qualcuno che è libero, volevo fare una letterina, un fiorellino. Che è un pro e un contro anche quello, no? La gente che cerca solo me. Ma nel momento in cui magari va a calare un po' la clientela di gente che cerca solo me, non ho altro a cui attingere, perché non sto in negozio e arriva il clientino, allora gli faccio la scrittina. Ecco. Ok, e allora, quindi hai già detto, tu fai una certa selezione all'ingresso, perché appunto insomma, il tuo modo di lavorare è quello che scegli. Quindi volevo provare a porti la domanda di, giustamente fai cose... Comunque, a tema horror, secondo te la percentuale di metallari o persone abbastanza metallare sulla tua clientela quanto si aggira, secondo te, facendo una stima? Potrei dirti 99.9%. Ah, ok. Cioè, io lavoro solo con metallari. Infatti mi prendono, tra virgolette, in giro bonariamente i colleghi quando vado a lavorare in altri studi o anche negli studi dove lavoro quotidianamente. Mi dicono: minchia, quello dei tuoi clienti sono tutti uguali. Cioè, perché arrivano i clienti, parliamo di metal, hanno le magliette dei gruppi, sono tutti molto educati, molto silenziosi, sono un po' tutti uguali, perché sono o appassionati di film horror, o appassionati di metal, o appassionati di ambedue le cose. Quindi sì, i miei clienti li vedono anche da lontano, i colleghi: ah, mi sa che sta arrivando il tuo cliente, quello deve essere un tuo cliente, perché sono tutti uguali. Vabbè, però hai detto, hai tracciato un profilo di cliente che comunque sembra ideale, silenzioso, educato, puntuale. Quindi sì, persone, sì, perfetto. Noi sappiamo bene di cosa stiamo parlando, perché abbiamo a che fare con i metallari quotidianamente. Sono le persone che non ci conoscono, che hanno un'idea un po' di noi, un po' diversa, che mi piace, va bene che rimanga così. Cioè, non sdoganiamo anche che il metallaro, magari anche educato, e poi ci roviniamo con le stesse mani, con le nostre stesse mani. Quindi metallaro brutto, cattivo, ma io sarei là. Così. Ecco. Ma io ok, un paio di curiosità veloci. Allora, c'è una vecchissima vignetta di quelle che da settimana enigmistica, che c'è il tipo col braccio tatuato e che c'è Maria e c'è il segno sopra, dopo c'è Paola, c'è il segno sopra, perché ogni volta che si tatua... A te è successo che ci sia qualcuno che ne so, voleva farsi tirare via i Metallica perché a un certo punto dopo Reload gli facevano cagare, o qualcuno che ne so, quando si sono sciolti gli Slayer ha voluto coprire il tatuaggio, o robe del genere, insomma, storie relative alle band, però, visto l'amore che abbiamo per... No, ho storie relative a quello che hai detto tu, perché è un classico, anche perché io in passato ho fatto un po' di tutto, cioè il mio percorso è arrivato oggi ad essere così, insomma, oggi, da tanti anni, però è un percorso. Quindi all'inizio anch'io mi sono trovato a fare letterine, scrittine per varie fidanzate, e comunque un tatuatore che si rispetti, nell'etica del tatuatore, che non è scritta da nessuna parte, ma si tramanda, no? In maniera verbale, non si dovrebbero tatuare i nomi di fidanzate, robe varie. Noi tatuatori consigliamo sempre: tatua il nome di tua mamma, tatua il nome del tuo cane, ma non il nome della tua ragazza, perché sai, quella non è per sempre. E quindi quello capita, di gente che poi li viene a cancellare. Ma sulle band, fortunatamente, no, non mi è mai successo di dover coprire, se non perché magari non piacessero, cioè qualcuno che è venuto fa: cazzo, mi sono fatto questo tatuaggio, diciamo, degli Slayer, però l'ho fatto 20 anni fa da un tatuatore che non era molto bravo, volevo fare un tatuaggio degli Slayer fatto bene adesso da te, quindi se riesci a coprirlo. Questo sì, succede. Okay.
E un'altra piccola, sempre di quelle robe lì. E ti capita di confrontarti con l'etica professionale, il gusto personale? Cioè, c'è uno che ne so, adesso l'ho appena visto perché c'è uno su Facebook che lui è un grande appassionato, ma si è fatto tatuare da tutto polpaccio Visions degli Stratovarius, proprio blu con tutta la copertina. Ecco, ti è mai capitato di uno che viene convinto e vuole quella roba lì e tu dentro te dici, Madonna, che merda che viene fuori, però lo vuole, lui è il cliente. E se sì, che fai? Allora, ecco, qua c'è da aprire una piccola parentesi perché il metallaro per me è una clientela perfetta, meravigliosa, ma come in tutte le cose c'è sempre un ma. Il metallaro è un gran rompicoglioni, e questo lo è in tutto perché il metallaro è molto pignolo, ma me incluso. Cioè il metallaro ti commissiona un artwork per la copertina, ma questo lo vorrei così, quello lo vorrei così. Cioè il metallaro molto spesso sa esattamente quello che vuole. Però alcune cose non sono fattibili, semplicemente, quindi magari vogliono quel determinato artwork, perché poi hanno la passione del gruppo, quindi vogliono quell'artwork, ma magari non è riproducibile perché è troppo dettagliato o è fatto con delle tecniche che non riesce a riprodurre su pelle, dando un impatto adeguato, oppure lo vogliono troppo piccolo e quindi dici, no, zio, cioè, è una copertina mega dettagliata, io non te la posso fare qua sull'avambraccio così, cioè, te la devi fare sulla schiena, oppure dobbiamo estrapolare un bel dettaglio vincente di quella copertina, oppure in quella posizione non va bene perché è antianatomico, è vero che tu lo vorresti qua, però non vedi che si deforma, non veste bene perché è una copertina che è sviluppata magari più in verticale che in orizzontale, quindi l'anatomia te la interrompe. Alle volte il metallaro su questo è un po' rigidello, no? Cazzo, ma io lo volevo così, lo so, però non si può fare. E lì la legge del cliente ha sempre ragione, con me non vale, ma non dovrebbe valere, ma non solo perché sono maleducato o troppo rude io, non dovrebbe valere perché alcune cose se non vanno fatte lo sa il professionista. Cioè se un tatuatore ti viene a dire no, non si può fare così, che cos'è? Coglione che sputa sui tuoi soldi e non li vuole perché così se ti dico no e ti consiglio qualcosa vado contro di me, se no io ti dico sì, te la faccio, mi prendo i soldi, tu non sei soddisfatto, cazzi tuoi, però mi hai firmato un consenso e bla bla bla. Quindi quando noi diciamo di no, anzi, un tatuatore che dice di no è sinonimo di professionalità. Il problema è proprio che negli anni questa etica di cui vi parlavo prima si è molto persa. Queste cose vanno di pari passo con lo sdoganamento, no? Il Ok. viso tatuato, le mani tatuate, il collo tatuato, erano cose che non tatuavamo prima. Cioè prima, sempre in questa etica del tatuaggio, si tatuavano solo queste parti del corpo a persone che erano già fortemente tatuate. Si diceva il 70-80% del corpo tatuato. Io anche avevo messo delle regole in più, del tipo mani, collo oddio, viso, l'ho tatuato solo a persone o tanto tatuate, o avevo aggiunto tre categorie, perdonami. Delinquenti, quindi mi arriva il delinquente e vuole tatuarsi in faccia, il delinquente Giusto. lo può fare. Ma scusami, arriva col tesserino da delinquente? Cioè, come fa a dimostrarti che è un delinquente? Cioè, già lo conosci? Come quelle Vabbè. robe delle gang, allora fammi vedere cosa fai, lo mandavo fuori, sparava uno, tornava, Torna. ok, Ma allora se va no bene. bastava che lui magari molto casual, me lo immagino. Scusa, dov'è che abiti? Quarto Giaro. Va bene, dove lo vuoi il tatuaggio? Te Allora, lo dove lo faccio. vuoi? Cose così. Oppure avevo aggiunto le altre due categorie, erano rockstar, ovviamente la rockstar gli si permette di tutto, e tatuatori, perché insomma i tatuatori, devo tatuare il viso, le mani, ci sta. La Certo. categoria tatuatori da tanti anni a questa parte l'ho tolta, perché adesso è pieno di tatuatori molto giovani, con un'etica sbagliata, che ti arrivano e vogliono il primo tatuaggio, gli stessi tatuatori in faccia o sulle mani, e non hanno niente. Perché le nuove generazioni sono così, sono tatuate sulla gola, cioè iniziano proprio con la gola, le mani e la faccia, perché oggi è tutto un apparire, poi si spogliano e sono bianchi sotto. Infatti magari vi è capitato di vedere, a me capita spesso perché in quell'ambiente lì, tutti i meme, come si chiamano adesso, fanno vedere anni 80 sulla spiaggia c'è il tipo che è tutto tatuato sotto ed è libero sulle mani, anni 2000 vedi il tipo che è tutto bianco però c'ha le mani, la gola e la faccia tatuate. Ok, perfetto, ma vabbè, ovviamente un po' l'interesse che ho anche da un tatuatore metal, cosa sono? Ti hai ricordi le cose,
dico peggio, cioè le cose più particolari, le richieste più assurde da metallari che hai ricevuto nella tua carriera, se te ne ricordi qualcuna in particolare. Beh, appunto, tornando a prima, ragazzi, cioè, con i metallari non ci sono richieste troppo assurde, cioè, non ho aneddoti particolari. Il metallaro mi viene a chiedere le copertine degli artwork, mi viene a chiedere un collage, mi viene a chiedere che siano il più fedeli possibile, appunto, per quello dicevo, il metallaro è un po' rompicoglioni perché dal lato artistico non mi permette di esprimermi chissà quanto, cioè vuole una perizia tecnica e vuole un buon gusto nel calibrare tutto quello che può essere la parte progettuale del tatuaggio. Cioè mi viene a dire, a me piace Rain in Blood degli Slayer, mi piace Rust in Peace dei Megadeth, cioè voglio un braccio a tema trash, bla bla bla. Queste sono le copertine che mi piacciono e lo voglio appunto sul braccio sinistro. Allora lì sta a me fare un buon collage mantenendo delle belle proporzioni, cioè mantenendo un impatto visivo che sia ottimale. Sembra una cosa da poco, ma non lo è, ecco, perché io vedo tanti tatuaggi magari che sono ben fatti, ma sono squilibrati, non sono, dal mio punto di vista, ben calcolati dal lato dei contrasti, delle luci, degli ingombri, del quantitativo di nero da un lato piuttosto che la luce da un altro lato. Però è solo appunto un'esecuzione tecnica e un po' di malizia e sapienza nel gestire gli artwork che mi dicono. Ogni tanto succede magari che mi vengono a chiedere delle reinterpretazioni. Proprio oggi mi ha scritto un ragazzo di non so dove che voleva fare Rotting Christ, non mi ricordo che disco, dove ci sono i due tipo gargoyle. Mi ricordo che copertina era quello col titolo in greco. Quello greco? Sì, quello greco. Quei gargoyle che li voleva sul petto, e anche lì gli ho chiesto, ma vuoi la copertina sul petto? Fa, no, vorrei che me li reinterpretassi tu. Ma è rara come cosa, ecco, il metallaro quando vuole quel gruppo, vuole quell'artwork, il più fedele possibile. E il plus del perché uno magari sceglie di farli da me non è solo il lato tecnico, io ho notato, che per carità, cioè, penso di fare dei tatuaggi cioè, al massimo di quello che sono le mie competenze tecniche, però il metallaro, che è una cosa bellissima, è l'attitudine che cerca, cioè perché farsi la copertina da me, che se la può fare anche magari da un tatuatore che ce l'ha anche più vicino a casa, che tecnicamente è molto preparato, però gli fa la copertina, ma magari gliela fa mentre ascolta la trap, magari gliela fa senza sapere neanche che disco è, sai, cioè noi metallari abbiamo bisogno anche della nostra comfort zone, cioè siamo dei reietti e stiamo bene nel nostro ambiente, cioè già nel tutto il resto del mondo, ovunque vado, sei visto un po' come quello un po' strano, almeno quando vado a farmi tatuare c'è quello che parla la stessa lingua. E io già lo noto con i miei colleghi, no? Che i miei colleghi magari fanno quelle battute, ma non di cattivo gusto, non con cattiveria, però non essendo metallari, sai, ti fanno sempre la solita battuta, beh, quindi voi ascoltate tutti la vostra stessa musica, wow, così, ma quindi poi... Cioè il metallaro magari non è che gli fa proprio ridere sta roba qua, cioè nel senso fatti i cazzi tuoi, non rompermi i coglioni. Cioè, poi è educato magari e quindi preferisce venire da me che sa che non viene giudicato, anzi stiamo a chiacchierare magari proprio di quel disco, di tutto il resto, si sente un po' a casa sua e sa che si fa un tatuaggio appunto da una persona che parla la stessa lingua. Io credo che questo sia anche molto un plus nel mio caso, del perché la gente sceglie me. Ok. Il metallaro. Okay. No, vado io. Dai, ho le ultime curiosità sul tema tatuaggi, poi piano ci sono. Io ne ho una sola, dopo passiamo ad altre. Vabbè, comincio io. Proprio questa bruciapelo. Tatuaggi mainstream metal in Italia. Tu che hai appunto il settore, col tuo lavoro, Metallica contro Iron Maiden, è questa la sfida eterna oppure no? Oppure fai più tatuaggi Slayer, fai più tatuaggi di altre cose? Ma io faccio più tatuaggi estremi in realtà, quindi cioè viene da me tante copertine proprio death metal, tantissime ne ho fatte, grind, tanto black, okay. Quindi tanta roba proprio culto o comunque estrema. Cioè le robe proprio più classiche che ho fatto sono anche relativamente di recente, un annetto fa, per privacy non dico chi è, un carissimo amico, una persona che nell'ambiente fa anche tanto a livello alto, e si è fatto fare un braccio a tutto, secondo me, figo, abbastanza classico, Pantera, Slayer,
Pantera Slayer Testament, insomma ha fatto qualcosa di più americano. No, aveva già Motorhead, insomma tutta questa roba qua. L'altro già me lo ha chiesto un po' così, dai Claude, perché siamo in confidenza, non lo fai, ha voluto tipo Blind Guardian e qualche altra cosa, ditemi un altro nome famosissimo. Halloween, Gamma Ray, forse Halloween, Blind Guardian, Halloween, che già amici a Claude, lo so che a te non piacciono, ma me li fai o mi fanculo? Ma sì che te li faccio, cioè gli artwork erano bellissimi, poi perché erano dei begli artwork, dei classici, di quei dischi, io non seguo quel genere, però il metallaro è veramente particolare, perché sapendo che io ascolto un determinato genere di musica, cioè il metallaro che magari ascolta altro non viene a farsi tatuare da me, quindi io sono quello che... Ok, quindi anche da quel punto di vista. Black, quello. Roba classica non ho fatto poco, arrivo proprio al massimo a Megadeth, Metallica, Slayer, Pantera. È già un caso che io abbia fatto appunto Blind Guardian e Halloween, non li avevo mai tatuati. Mai. Ok, vai bene. Niente, hai parlato di riproduzione di copertine. C'è un disegnatore che dentro di te dici che cazzo, adesso mi tocca disegnare questo qua, cioè che ti è no ostile ma difficile, che ne so, da un Necolo, da un Girardi, da un Marshall, c'è quando cazzo questo qua vuole una copertina di quello lì, adesso so dolori, che, ma, ovviamente non lo dici ma lo pensi. Sì. In generale spesso, perché le copertine degli artwork alle volte o sono super impestate perché sono fatte o in digitale o sono dei dipinti e sono degli artisti della Madonna, oppure alle volte sono proprio spazzatura allo stato puro, sono quattro linee grezzissime, però è figo perché è iconico, magari perché era di quel tale disco. Allora, quando sono spazzatura in realtà mi piace perché sono grezze, per fare un esempio magari che possono capire tutti, Butchered at Birth dei Cannibal, no? Non vi nomino roba troppo Brown che magari non conosco, quello è molto semplice, è il fetino che è solo nero e bianco, quindi è molto grafico e anche sporco nel tratto, perché è come fosse proprio un disegnino un po' marcio, quello è molto facile da fare ed è super iconico, mi piace farlo. Quelle che a me personalmente mi creano un po', non di problemi, però sono tecnicamente, mi mettono alla prova, è sicuramente Wes Ben Scooter, che ha fatto ha fatto tantissima altra roba, che poi mi supporta anche spesso, mi condivide spesso i lavori, fantastico lui, perché lavora da aerografo, quindi ha proprio, è tutto mega morbido, no? È tutto mega sfumato, soprattutto quelle vecchie, che era tecnicamente meno bravo e quindi era paradossalmente tutto molto più sfumato, adesso è diventato anche molto più definito nel tratto, ma tutte quelle vecchie sono mega sfumate. Meno male che la mia tecnica della sfumatura è proprio tanto basata appunto sulla morbidezza dei tonalità di grigio, però sono difficili. O se no Dancy Grave perché invece... Tutti i ghirigori che ci sono dentro. Sono tanto dettagliate e lì il problema è, ritorniamo al discorso di prima, quando me le vengono a chiedere, dico figata, stupendo, però zio, non mi puoi chiedere una copertina di Dancy Grave, la vuoi piccolina così? Cioè è un pasticcio, non si può... E, ultima, proprio veloce, e tutta quell'ondata degli anni 2000 in cui... Mi sento, scusa. Perfetto. Tutta quell'ondata degli anni 2000 in cui la computer grafica aveva il suo perché, Travis Smith. Quelli lì, la gente li vuole sulla pelle oppure preferisce ancora istintivamente la roba che è stata disegnata e quindi vuole il disegno? Non so se mi spiego, cioè tutto quel periodo in cui andava la computer grafica, Travis Smith è un esempio che a me piace un casino, però era tutta una roba molto particolare, November's Doom, Catatonia, quella roba lì la gente la vuole sulla pelle o no? Fortunatamente no, perché è molto difficile, tanto fotografica e tanto di rielaborazione al computer, ma molto poco. Il metallaro, siamo sempre lì, noi parliamo la stessa lingua, quindi capite quello che vi dico. È chiaro che magari questo podcast, grazie a Dio, lo ascolteranno tutti i metallari, perché sennò sarebbe difficile da far capire. Metallaro vuole i classici, cioè quindi io di Slayer continuo a tatuare le stesse copertine, dei Metallica sempre le stesse, dei Megadeth sempre le stesse, dei Death sempre le stesse, di tutta quella roba, dei Cannibal sempre le stesse. Non vuole la roba mai moderna. Poi magari gli piace, l'ascolta, però se devo scegliere un tatuaggio, cioè anche io ho fatto tanti anni fa, c'ho Suffocation, il primo qua, no? Effigy of the Forgotten. Okay. Hanno fatto altre copertine stupende, per carità, ma che cazzo mi faccio la copertina dell'ultimo disco, del penultimo, del terzultimo? Cioè mi vado a fare quella iconica del primo, mi prendo un simbolo che spacca e un mostrino che c'è in basso. Quindi fortunatamente tutti classici, molto spesso sono sempre le copertine più classiche, sì.
che sono ancora fortunatamente dipinte. Vai, allora, l'ultima, ti stiamo proprio spremendo fino all'ultimo. Vai. E, Loghi black metal? Cos'è? Sì, no, sono madonne, cioè tipo logo dei Darktron. Io immagino che qualcuno se lo voglia far tatuare. È uno dei loghi più belli che esista, cioè lo stile che faccio io di lettering, guarda, è proprio riprende tantissimo. Per me il logo dei Darktron è uno dei loghi meglio riusciti dell'universo, è proprio grezzo giusto e di qua. Quindi sì, cosa intendevi la domanda? No, ma ecco, esatto. Allora, a te piace, lo fai, eccetera, eccetera. Lì il livello di difficoltà, per noi che siamo completamente fuori da questo mondo, tu magari più basso, cioè la sua difficoltà è stendere bene il nero, fare delle linee belle precise che non scoppino, che non si allargano, che il dettaglio rimanga bello tight, però ovviamente è molto più difficile fare il disegno, qualcosa certo, realistico, sfumato, con tante tonalità di grigi, prospettive, poi molto spesso gli artwork sono a colori, non è che dici vabbè tu lo porti in bianco e nero, lo tatui, no, io ci passo le ore, non è solo il portare in bianco e nero, vado su tutti i livelli di colore e ogni colore io me lo vado a lavorare per essere in bianco e nero, non è solo portare in bianco e nero, perché sennò magari non funziona, perché si appiattisce, perché non ha il dovuto contrasto, quindi io mi vado a regolare sul bianco e nero ogni singolo colore. Ok, quindi tu non colori, giusto? No, io non faccio cose a colori, rarissimamente, da tanti anni uso solo il rosso ogni tanto come elemento per dare un po' più di pathos, no? A livello di sangue o a livello di questo contrasto con l'elemento rosso, l'occhio rosso di un demone, spezzate. Certo. Ecco, però sì, non faccio più tatuaggi a colori oramai da più di 15 anni. Ok, bene. Bene, muoviamoci da un'altra parte. Tu fai anche il musicista quando ti capita, sì. O no? Esatto, bene, quando mi capita. Ultimamente l'ho fatto un po' poco negli ultimi anni. Ti dico la verità, io cominciavo a temere, cioè prima del ritorno con il progetto nel buio, io dicevo, i Blasfemia sono fermi. Chissà Claude che fa, si sarà stancato, eccetera, eccetera. Claude, come sempre, bestemmia, si innervosisce, si stressa. Cioè, Claude soffre della sindrome della DHD prima ancora che gli dessero un nome. Adesso è tutto DHD, cioè io ero già così da bambino. Io non posso stare senza far niente, mi annoio, mi stresso perché inizio a pensare solo a robe negative, quindi se sto senza far niente non posso stare sul divano che penso solo a robe brutte. Quindi sì, io suono anche con i Blasphemer, siamo un pochettino fermi, un po' da tanto, d'altra parte una band così non è una one man band, quindi dipende da tante persone, da tante problematiche, da tanti punti di vista, e i Blasphemer in fin dei conti ci sono e ci suono da sempre, dal giorno zero, però non li ho fondati io, cioè il nome Blasphemer non l'ho dato io, ma l'ha dato il chitarrista Simon, quindi a tutti gli effetti l'ultima parola spetta giustamente sempre a lui. E quindi siamo in un periodo un po' di stand-by. Io a stare troppo in stand-by non ce la faccio, mi sono tirato su un altro progetto che appunto sono nel buio, perché avevo bisogno un po' di suonare, ho bisogno di esprimermi. Tutto qua. Allora, sui nel buio ci arriviamo fra un po'. Prima volevo, se vuoi, perché adesso magari tu non hai avuto la possibilità, però noi abbiamo già parlato sia con Straccione che con gli Shores of Nile, è già stato sotto Candlelight e poi ha rilasciato un'intervista in cui hanno parlato. Voi siete finiti sotto Candlelight come altri gruppi italiani nel periodo in cui Candlelight ha avuto dei problemini. Non siamo finiti nel passaggio, noi siamo finiti sotto Candlelight che era già sotto la Universal, quindi era già sotto Major. E non so che livello di sincerità possiamo avere qua. Quella che vuoi tu. Esatto, insomma. Lo sentiamo noi il livello del politically correct. No, allora, Candlelight è un'etichetta che assolutamente non ha bisogno di presentazioni. Di certo noi tre poveri stronzi non abbiamo e non possiamo dire nulla su un'etichetta che ha fatto la storia ed è sotto gli occhi di tutti. Infatti mi ha riempito di orgoglio avere un mio gruppo che quando mi guardo il vinile c'è dietro il simbolo del Candlelight, io ovviamente mi sborro nei pantaloni, ma penso come qualsiasi musicista di quel tipo di metal andare sotto Candlelight. C'è da dire però che ovviamente non è la Candlelight di 20 anni fa, è la Candlelight di oggi, che è mastodontica per carità, perché appunto è finita sotto Universal, fa parte anche la Spinefarm, ma è difficile avere a che fare con una major, cioè a me non è piaciuto, cioè non mi ci sono trovato benissimo.
Ma è solo una roba personale, perché a livello contrattuale, cioè io non ho nulla da dire, cioè Candlelight ha pagato tutto quello che c'era da pagare per contratto, ha fatto tutto quello che c'era da fare per contratto, quindi io non ho qualcosa da dire verso Candlelight. A livello personale ti posso dire che interfacciarmi con il proprietario di Candlelight è un po' difficile, perché è una persona difficile. Meno male che io col mio lavoro mi interfaccio con tante persone, quindi come tutte le persone che lavorano col pubblico, e ho anche 43 anni, riesco un po' a snasare le persone come sono e riesco un po' ad interfacciarmi. Ecco, questo qua è l'unico pro di essere, tra virgolette, un commerciante. Però è una persona molto difficile lui. E poi la comunicazione, ovviamente, con un'entità così grossa, cioè tu non è che Candlelight è Candlelight. Candlelight è cosa? Devi parlare di soldi? Allora devi scrivere a... Devi parlare di distribuzione? Allora devi scrivere a... Devi parlare di royalties? No, allora devi scrivere a... Cioè ogni cosa è una major, quindi c'è un'industria gigantesca, c'ha la sede in America, la sede in Europa, quindi per ogni stronzata, ma anche i post, tu devi calcolare quello che devi scrivere. Ma non solo per una cosa organizzativa, dici che parli con l'etichetta. Uè, allora la news la diamo, quando la diamo? Venerdì? Cosa facciamo? La vogliamo dare a Luna? E dai, allora ci organizziamo e la diamo. Cioè, una roba più che fai per essere preciso. Sì. No, lì è così. Il post va dato a quell'ora con quelle modalità. Prima viene dato lì, poi viene dato su quel canale, prima viene dato noi, prima deve essere approvato. Poi... Cioè, è tutto molto burocratico, ragazzi. E per una band come noi, che non ci fa i miliardi, ti rompe solo in realtà un pochettino il cazzo, perché dici, sì, figata, sono sotto Candlelight, sono felice, mi ha dato un gran lustro, per carità, però è anche un po' una rottura di coglioni, perché magari, sai, sei ancora una band semi-professionista, noi non è che mangiamo con quello, ecco. Però, appunto, nulla da dire, eh. No, sì, sì. No, ma era quello che volevo. Quindi, comunque, sentire. L'esperienza, al di là delle rotture di cazzo, l'esperienza... medio positiva, che magari non rifaresti, dico, contento, però... Bravissimo, contento di averla fatta, va bene così. Cioè, bello, ma non ci vive, il bello ma non ci vivrei più classico. L'ho portato a casa, posso vantare di avere un disco sotto Candlelight, così mi faccio figo con gli amici al bar, ma va bene così, cioè, se non ne ho altri, va bene così. Cioè, questa è la mia opinione, ecco, non parlo, disclaimer, non sto parlando a nome dei Blasphemer, sta parlando Claude Ripper. Certamente. Okay. Bene. Stefano? Ok, allora, parliamo anche nel buio, cioè nel senso di nel buio. Tu hai fatto anche, avete anche fatto un concerto di recente di Spalla Ulder, giusto? Sì, sabato, l'altro ieri, giusto oggi lunedì. Sì, com'è andato intanto? Fortunatamente bene, guarda, sono contento, è capitato a fagiolo questo degli sparti, perché appunto il disco è uscito invece venerdì scorso, quindi insomma... Uh-huh. La settimana prima del concerto, e sabato abbiamo fatto il release party. Ci avevano proposto anche altre date, da quando ci siamo un po' formate sono arrivate un po' di proposte tutte in Italia, e ancora abbiamo dovuto dire no a un tot fino a quelle di Ulder, ma semplicemente perché non eravamo pronti ancora, o non era ancora in programma l'uscita dell'EP, quindi non mi vado a fare una data se so che l'EP mi esce il 21 giugno, non vado a fare una data il 10 maggio. Quindi questa è capitata a fagiolo e l'abbiamo presa, perché era in realtà 20 minuti da casa mia. Quindi zone molto comode per me, dove so che ho tanti amici, colleghi, cioè tutta quella che è la mia scena dove sono nato e cresciuto. Quindi certo. Non solo il fan, che fan vuoi avere con una band che è nata ieri, però avevo proprio i miei fan, quelli che mi conoscono con Blasphemer, o mi conoscono perché sono miei clienti, o mi conoscono perché sto sempre a tutti i concerti. E infatti così è andato, è venuta anche tanta gente che magari non sarebbe andata se fosse stata già semplicemente, che ne so, a Torino, ma qua dice che cazzo, sabato sera, ma sì, Claude, vengo, ci beviamo una birra, vengo volentieri. Quindi da quel lato lì è andata molto bene. Soliti problemini tecnici, perché appunto non siamo in Metallica, e quindi volevamo portare il nostro fonico, non ce l'hanno fatto portare, c'è stato il fonico del locale, la prima canzone e mezza, ce l'ha un po' bruciata. Io poi ho un brutto carattere, cioè a 43 anni mi sono dato una tranquillizzata, però c'è una roba che proprio chi mi conosce dice, cazzo Claude, come sei diventato bravo. Chi mi conosce, chi non mi conosce dice, tu sei un pazzo. Quindi sì, mi rendo conto che ho un carattere spigoloso, e quando sto lì a suonare ero anche carico di tensione, perché
puoi aver suonato in tutto il mondo, cioè ho avuto la fortuna di aver suonato veramente dalla Russia agli Stati Uniti, tournée, festival giganteschi, però cazzo, la prima data del gruppo nuovo dietro casa, dove so che vengono anche gli amici, per dire, vengono anche le fidanzate a vederti, ha comunque un carico di stress, seppur differente, ma grosso. E quindi ero tutto teso, volevo fare la mia bella figura di qua di là, minchia, mi rovini le prime canzoni, io mi incazzo come un animale, a me si vede palesemente. Però a parte quello, poi è andata bene, ecco, i classici errorini tecnici, non si sente quello, oh, porco Dio, la voce, oh, minchia. Io che mi scaldo, poi l'ho guardato tutto. Ma quando ti scaldi ti pulsa il tatuaggio in fronte, tipo Sauron che diventa rosso? Sono le lettere, le rune, anzi, partono. Ascolta, secondo me su una roba non ce l'hai raccontata giusta, perché hai detto tante volte, ehi, metallari qua, i metallari là, tradizionali là, tradizionali là. Ma nel buio non è un cazzo tradizionale, ci hai messo da quei anni 80, è black metal musicalmente, la voce però non è black metal, le canti in un'altra maniera. Chi è che vuoi prendere in giro qua? Stai tentando di fare delle robe un po' diverse. È vera questa cosa, è vera, perché comunque c'è da scindere il musicista dal fan, dall'ascoltatore. Io sono un super metallaro, tradizionalista su tante robe, molto conservatore, il classico metallaro rompicoglioni, che le cose devono essere così, non voglio che cambino. Però da musicista, cazzo, hai anche una sensibilità diversa, cioè hai dei bisogni diversi da musicisti. Cioè, per farti anche magari rendere più facile questa mia risposta, io ascolto tante cose che vanno al di là della musica estrema, però se devo suonare ho bisogno di suonare comunque roba estrema, cioè non mi metterei mai a suonare doom, che amo, amo il funeral doom, no? Ma portarlo dal vivo, perché sono nevrotico, mi romperei i coglioni, non riuscirei proprio fisicamente ad avere questi tempi così dilatati. Cioè, dal vivo ho bisogno ancora di quell'impatto live che mi dia energia, ho bisogno di scaricare tensione e nervosismo. Quindi questo era un esempio per farvi capire. Per quanto riguarda nello specifico nel buio, ti dico che è stata fatta un po' a tavolino, ma non nel senso brutto, permettimi di dire. Cioè, me la sono calcolata a tavolino perché io, appunto, da metallaro rompicoglione do tante risposte, avendo anche un brutto carattere, il tipo, sì, quella band lì, bravi, ma che cazzo servono? A niente. Quell'altra band lì, sì, bravi, però mi esci nel 2024, sì, mi hai fatto il disco bello, ok, avessi la macchina del tempo, lo prendi, lo porti 20 anni fa, ma oggi, bello, ma a cosa mi serve? Quindi io mi sono posto questa domanda, visto che lo dico sempre agli altri, ho detto, Claude, ma che cazzo fai? Adesso te ne esci con un gruppo perché hai voglia di suonare, perché magari con gli altri stai suonando meno, o perché ti sei appassionato di più al black piuttosto che al death e senti bisogno di suonare più black, e cosa mi fai? Il gruppo black inutile che te lo ascolto? Anche se diventiamo i più bravi del mondo tecnicamente, ma cosa aggiungo? Cosa aggiungo? Perché uno dovrebbe venire ad ascoltare il mio gruppo, tolti i miei amici o i fan già di Blasphemer, che magari mi comprano anche questo progetto, perché sai, un po' più facile. E quindi ho detto, voglio fare qualcosa di nuovo, assolutamente, mi ci sono veramente spremuto le meningi sotto ogni punto di vista, e chi un po' ha seguito il percorso fortunatamente lo sta notando, dalla grafica, dai colori, dal sound, ma anche dalla title track, che ho voluto far sì che tutte le canzoni compongano una sorta di poesia che non si era mai fatto. Sono piccole scemenze, perché poi innovare non è facile, però piccoli dettagli diversi. Anche ad esempio abbiamo suonato appunto sabato, ci siamo presentati con un neon invece che con il classico black backdrop, no? Niente di che, però un neon nella musica estrema non l'ha mai portato nessuno, ecco, non è che sono sto genio, però era figo, si faceva molto anni 80, era figo, a me piaceva. Faceva molto anni 80, il neon invece che il backdrop, ecco, quindi a tavolino ho proprio detto, devo trovare gli ingredienti giusti per proporre qualcosa di nuovo, che poi magari farà schifo, ci sta, perché i gusti sono legittimi di tutti, però io almeno se provo ed esco con qualcosa a 43 anni nel 2024 e voglio proporre qualcosa, voglio che sia qualcosa comunque di diverso, che poi dici, non è piaciuta, e mi rimane lì. L'ho fatto, magari fra 20 anni qualcuno dirà, cazzo che genio, l'avevamo fatti questi del buio 20 anni fa, oppure spero piaccia da subito e quindi magari me lo godo un po', riesco a portarlo in giro e portare qualche soddisfazione a casa, ecco.
Non hai paura che nel buio in italiano sia un handicap per quando esci all'estero? Il nome? No, assolutamente. Mi sono calcolato veramente tutto, il che non vuol dire che io abbia ragione, però dal mio punto di vista mi sono veramente studiato tutto perché sono un maniaco del controllo. E oramai il black metal ad oggi, secondo me, dall'analisi che ho fatto io da ascoltatore e da fan, non siamo più negli anni 90, dove era Dark Funeral, dove erano, cioè, tutti i nomi americani, dove i testi erano in inglese. Oramai tutte le band sono molto, molto local. La band polacca c'ha il nome in polacco e ti canta magari in polacco, la band francese c'ha il nome francese, canta in quelli islandesi, cantano in islandese, oramai tutti i norvegesi, non c'è più nessuno che canta in inglese, tutti i nomi sono in lingua madre, e quindi ho detto voglio fare qualcosa in lingua madre, ma c'è un ma anche qua, ho detto il black purtroppo in Italia, cioè il black italiano all'estero non è ancora preso molto seriamente. Mi permetto di fare un'analisi personalissima. Noi abbiamo delle band molto valide in Italia, veramente molto valide, ma ancora all'estero non vengono prese con la dovuta serietà. Se il black polacco va bene, black francese va bene, black scandinavo di qualsiasi parte della Scandinavia, casa loro, va benissimo, il black italiano ancora, cazzo, le Alpi fa fatica a valicarle, no? Rimane tra di noi, abbiamo queste nostre band culto che girano, che esistono da una vita, ma non hanno quel successo che secondo me meriterebbero. E quindi sì, la malizia di avere qualcosa in italiano, perché per il discorso che ho fatto prima, ma comunque che non sia anche black puro, perché non viene visto, non viene preso così seriamente all'estero, quindi un mix di cose per avere quel qualcosa in più che possa far drizzare le orecchie a chi è fuori. Ah, ma chi cazzo sono sti nel buio qua? Ah, ma diamogli un ascolto. Cioè, io penso che con il dovuto supporto anche dell'etichetta discografica, della booking agency, quello che è, potrebbe essere un prodotto che potrebbe dare un po' di soddisfazione a noi della band, quindi portarci anche fuori. Me lo auguro, non lo so ancora. Perché a differenza del death metal, e io sul death metal ci sono stato dentro veramente per anni, cioè ho ancora una conoscenza di death e brutal che è molto più ampia di quella del black metal che mi ci sono avvicinato negli ultimi 10-15 anni. Invece death e brutal, anche complice il fatto che lo ascoltavo proprio da ragazzino, quando sei pazzo e tutto il giorno, ogni disco sapevo di chi era la copertina, l'artwork, il mixing, il mastering, ero proprio malato. Il death ha avuto nel periodo metà degli anni 2000, 2005 fino al 2010, diciamo, cazzo, le band italiane era diventato sinonimo di qualità. Cioè una band brutal death che usciva dall'Italia, ragazzi, prendeva un contratto e andava in tour all'estero. Tutti. Sì, c'era stato un periodo che era proprio un trademark. Ah, il brutal death italiano, qualità. Nel black ancora non è successa questa cosa. Vero, e non verissimo. Qualità nel black metal. Non lo so perché poi non ho la sfera di cristallo. Quindi la mia analisi arriva fino a questo punto, non so ancora il perché, ma so che il death metal ha avuto la fortuna, grazie ad Hour of Penance, che sono stati i primi, no? Perché già prima di loro c'erano i Natron, c'erano altre band di death metal molto valide, Antropofagi, Electrocution, che non sono però arrivati. Da Hour of Penance in poi per me c'è un cambiamento netto. Da lì in poi la scena death metal italiana ha aperto le porte con l'estero e la gente si è accorta di noi. Quindi Septical Gorge, dove suonavo anch'io, i Blasphemer, i Putridi, Vomit the Soul, e tutto quello che è stato appunto il death metal di quegli anni, che grazie alla quale vivono ancora queste band e vanno egregiamente bene. Ecco, nel black ancora non succede, secondo me. No, vero, questa è una cosa di cui abbiamo parlato anche in diverse circostanze. Adesso non... effettivamente quello che manca soprattutto adesso nel 2024, quello che servirebbe sarebbe una band che faccia traino per l'intera scena, ma evidentemente ancora qualcosa che poi, cioè, voglio dire, che potrebbe attaccare a un altro discorso, non so se vi annoio, però è proprio il discorso sulla scena, il supporto in Italia è ancora mancante. Noi italiani, ragazzi, siamo teste dure su questo. In Italia ci si supporta solo se c'è un tornaconto, che per carità va bene, qua nessuno è Padre Pio, è normale che ci si supporta perché tu hai l'etichetta, lui c'ha il podcast, lui c'ha la zin, e tutte queste cose creano un substrato che porta una band a crescere, non solo la musica, ne siamo tutti consapevoli.
però cazzo non si va al di là, cioè non c'è una scena, noi pavoneggiamo il fatto della scena italiana anche sul death metal ai tempi, si è creata per un breve periodo ma non c'è. Io che ho avuto la fortuna di girare tanto all'estero con tante band, ragazzi la scena è tutta un'altra cosa, cioè all'estero vedi veramente la scena, cioè tu vedi quelle persone e sono tante, le vedi a tutti i concerti che supportano dalla band piccola locale alla band grande, sia acquistando sia andando ai concerti. Da noi ragazzi non è così e non penso lo diventerà mai. E questa cosa qua è un limite, perché come hai detto tu, perché sennò sembra che divago, ci vuole una band traino. È vero, perché noi mancando una scena solida che veramente ti supporta, qua ognuno bada sempre al proprio orticello, quindi cazzo io mi sono fatto la mia etichetta, boom, la mia etichetta devo andare avanti così perché gli altri me lo vogliono mettere nel culo. Qua appena stai facendo qualcosa di buono, ma non per cattiveria, gli altri ti fanno paura perché o ti vogliono mangiare o ti smembrano, non riesci mai a creare collante. Quindi una band di punta aiuta tutti quanti, che è quello che io sostengo da una vita. Ragazzi, se i Lacuna Coil sono così famosi, o i Flash con Apocalypse sono così famosi, ben venga, ma che figata, ma anche se non mi piacciono, che io ascolto un altro genere, ma ben venga, è una band metal italiana che cazzo fa sì che le persone buttino un occhio alla nostra nazione e quindi scoprono poi le band più piccole. Un discorso così semplice, ma che... non da viene... noi non passa, o non passa non mai passa. Del tutto. Sì, perché se diventi famoso, allora devi trovare il perché. Ah, vabbè, quelli sono diventati famosi perché c'è Claude che tapla. Ah, a me sono diventati famosi. Ah, ma perché lui è amico di... Ah, vabbè, sono diventati famosi perché loro pagano. Ah, vabbè, sono... c'è sempre un... Ah, vabbè. No, ragazzi, non è sempre un vabbè. O anche se fosse così. Ma che cazzo te ne frega? Quelli sono diventati famosi... tanto portano lustro anche a noi band più piccoli, quindi che cazzo me ne frega perché sono diventati famosi. Bene, una band italiana sta andando all'estero, sta avendo riscontro, porta miglioria a tutta quella che è la nostra scena, secondo me. Ma alla fine è un problema di numeri, cioè nel senso tutto questo è dovuto al fatto che i numeri in Italia chiaramente sono più bassi rispetto a certe nazioni estere europee, ma è un problema di numeri, è un problema di mentalità, il solito provincialismo nostro in cui siamo spezzettati. Sì, è un problema un po' di mentalità. Io guarda, anche qua, perché vabbè, io sono un po' troppo senza filtro. Vai, cioè, adesso nel buio mi sto reinterfacciando a quella che è la scena italiana. Perché fortunatamente con Septical, con Blasphemer, oramai... suonavamo quasi sempre all'estero, io poi sono sempre stato uno di quelli che ragazzi in Italia suoniamo il meno possibile, ma perché ti ritrovi a suonare magari in dei locali che non sono il massimo, il fonico che non è il massimo, il pubblico che non è il massimo e non ti pagano e suonano, quindi ho sempre detto ragazzi puntiamo all'estero sin da subito, appena si può all'estero, quindi oramai è tanti anni che principalmente si suona all'estero. In Italia se suono mi faccio quell'evento che so che magari è ben fatto e basta, quindi non vivo più tutto quello che è l'underground, non vivo più tutte quelle realtà italiane. Adesso con Nel Buio, giustamente, riparto da zero. Ok, con la fortuna di avere magari un nome che mi permette una visibilità un po' maggiore, però giustamente io riparto da zero. Minchia, raga, me l'ero dimenticato. In Italia se uno ha fatto tanto così, appena può, ti deve far cagare sangue, te lo deve sbattere in faccia. Cioè, ma anche fare una serata in un locale di presenza. Cioè, no, perché il mio locale... No, perché... Cioè, ti sta facendo un favore. Qua sono tutti che ti fanno favori. Hai fatto tanto così, io mi devo mettere su un piedistallo e tu mi devi leccare il culo, perché io ho fatto tanto così. Cazzo, all'estero, io ho conosciuto gente mastodontica. Ma dico, ma non band. E le band è un altro discorso. Ma gente che vale organizzatore di eventi giganteschi, proprietari di etichette discografiche gigantesche, cioè gente che veramente vale, che sono dei pezzi di pane, che tu non lo diresti mai da noi subito. Se hai fatto qualcosa, cioè io te lo devo sbattere in faccia. Cioè tu mi devi un po' leccare il culo, perché io, a partire dalla band che ha fatto un demo, a partire quello che ha organizzato 3 concerti, quindi gli chiedi di suonare. Non lo so, dobbiamo vedere quello che è il locale, eccetera, eccetera, tutto così. E me l'ero un po' dimenticato. Quindi io non so, penso che faccia proprio parte un po' della nostra cultura. Io lo dico sempre, guarda, in Italia quelli che se la menano di più sono quelli che hanno fatto meno. Poi io conosco persone, cazzo, italiani che io ho beccato all'estero, che suonano con band gigantesche che mancano, sai, o che si sono trasferiti, o comunque sono qua in Italia che spaccano il culo e tu umilmente non sai magari neanche chi sono.
sono tranquillissimi. Poi c'è i vari sboroni di turno, che purtroppo sono la maggioranza, che è gente che fa poco e deve subito far valere questo peso del potere che hanno a poterti far suonare a un concerto, a farti l'intervista o a produrti. Va bene, dai. Sì, sì, ci suona familiare questa cosa ogni tanto. È un pochettino. Vabbè, sì, chi è nell'ambiente per forza. Sì. E poi il cane che si morde la coda, perché sapendo com'è l'ambiente, tutti quanti allora andiamo in giro col culo stretto. È per quello che non si crea la scena. Cioè, tutto quanto, le analisi sono sempre molto profonde, non è mai una problematica. Quindi poi una problematica... Sì, è tutto connesso. Quindi è normale che noi stiamo col culo un po' più stretto, perché sappiamo che uno o te lo vuole mettere nel culo o... Capito? Il cane che si morde la coda, e quindi fai fatica. Si creano piccole realtà ogni tanto che vanno alla grande, ma che durano poi poco, perché arrivare a fare un Hellfest, ragazzi, non è che possiamo farlo io e voi due. Io e voi due possiamo avere un'idea, ma poi abbiamo bisogno di altri. Di rete. Abbiamo bisogno di rete, abbiamo bisogno di supporto, abbiamo bisogno di altri. Quindi appena una cosa cresce un po', non arriva mai a quello step dopo, perché non c'è una scena, perché non c'è supporto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sempre micro realtà che arrivano fino a un certo punto, poi si riazzera. Un'opinione personale tua. Questo discorso qua ce l'ha fatto anche Cristiano Borchi degli Stormlord in una puntata precedente. Lui diceva che questa cosa qua è tipicamente italiana e corrisponde proprio al personaggio italiano, vedendo anche dal discorso del Rinascimento, dei feudi, delle piccole realtà, che è proprio una roba nostra. Condividi? Sì, sì, sì. Guarda, non ho visto questa puntata, ma se mi dici così, guarda, analisi secondo me molto puntuale. Cioè, che, e quindi sta roba qua è anche in moltissimi altri settori, e la musica ne è solo uno, perché noi vediamo quello, però la voglia di essere in 10 e non fare una roba corporativa da 10 o 2 da 5, ma farne 10 da 1 è tipicamente nostra. Nel mondo del tatuaggio è uguale in Italia. Ecco, era quello che volevo dirti, e nell'altro tuo mondo è così? Uguale. Pensa in un mondo dove girano ancora anche più soldi e... certo, che si fa tutto. Incredibile. Sì, esatto. Incredibile. E mentre c'è differenza appunto con l'estero, cioè vabbè, a parte l'America, sì, che voglio dire, immagino sia la Mecca di, magari, di questo mondo. Sì, ma l'estero basta già solo andare dalla Svizzera alla Germania in su, basta, c'è proprio una mentalità diversa. In Italia chiunque ha fatto qualcosina appunto se la mena, deve far vedere che ha questo potere e tu devi sempre andare un po' a leccare il culo, e quindi si crea tutto. Poi adesso la sparo un po' grossa, però questo atteggiamento mafioso, perché ragazzi, è proprio nel DNA dell'italiano, anche se non sei mafioso nel senso criminale del termine, è proprio un atteggiamento, come si può dire, nepotismo, non lo so, comunque a me sembra proprio un atteggiamento mafioso. Cioè, noi viviamo per la leccata di culo, cioè se tu non mi porti il rispetto che io credo di meritare, poi magari non merito, però che io credo di meritare, io ti taglio fuori se posso. Ho tanto così di potere, lo uso subito. A te che mi stai sul cazzo non ti faccio suonare, non ti produco, non ti intervisto, non, capito? A seconda del... se tu fai qualcosa con qualcuno che non è mio amico, non è il caso di... Sei mio nemico, sei mio... Esatto. Diventi mio nemico, cosa, esatto, insomma, anche lì. Vabbè. Bon, ultima cosa, curiosità, il tatuatore italiano all'estero è, che ne so, facciamo un passo indietro, ci sono dei settori in cui magari non lo sappiamo, ma io ho scoperto che, per dire, quelli che progettano i ponti italiani e le piccole aziende che fanno parte di ponti sono all'estero super richiesti, perché non si sa come mai l'italiano fa bene i ponti. Il tatuatore italiano... Poi crolla quelli di Genova e tutti gli altri. Vabbè, quello. Però, e il tatuatore italiano all'estero, non so, cioè non conta la nazionalità, abbiamo un nome. Anche da questo punto di vista l'Italia molto spesso arriva un pochettino dopo sulle cose, ma quando arriva diamo merito all'Italia, perché in tutte le cose ci sono i pro e i contro. Gli artisti italiani in ambito del tatuaggio attualmente a livello internazionale sono posizionati molto alti, molto alti. Cioè, abbiamo degli artisti italiani che sono veramente giganteschi in tutto il mondo. Siamo arrivati un po' dopo in questo, anche lì a partire dal 2010, anche lì l'analisi sarebbe più profonda, ne sono arrivati tanti, lo sdoganamento, bla 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 bla, ha portato questo grandissimo numero di tatuatori, infatti attualmente siamo la nazione più tatuata del mondo,
questi qua, dato che è uscito qualche mese fa di una rivista americana, siamo più tatuati dei tedeschi, siamo più tatuati degli scandinavi, più tatuati degli americani. E abbiamo un numero di tatuatori che è impressionante, cioè oramai anche nel singolo paesino sul cucuzzolo della montagna di tanti sono due tattoo studi, porca madonna. Cioè, c'è la chiesa oramai e il tattoo studio. Prima c'era la chiesa e il bar, adesso c'è chiesa, bar e tattoo studio. E quindi in mezzo a questi grandi numeri che si sono alzati, anche la qualità si è alzata. E poi da noi appunto c'è tanta concorrenza e quindi ti spinge a dover fare di meglio, di più. di più, ed effettivamente i tatuatori italiani sono molto bravi. Non tutti, ma tra quelli bravi sono veramente a livello internazionale sotto tutti i punti di vista, perché da noi la guerra è feroce, la concorrenza è spietata, e quindi i tatuatori italiani sono molto bravi sotto ogni punto di vista, anche dal lato dei social, piuttosto che gli studi di tatuaggi sono molto belli, cioè, oltre che essere tecnicamente e artisticamente molto preparati, sì. Insomma, sul bello l'Italia insomma, dovrebbe ancora riuscire a competere almeno. Sì, assolutamente. Ok, a proposito di bello, ora ti volevo concludere con un piccolo quiz. Ti dico delle coppie di personaggi metal, insomma, chiaramente molto molto noti, e tu devi darmi il tuo giudizio, la tua preferenza dal punto di vista, chiaro che c'entrerà anche quello affettivo dentro, però estetico, cioè esteticamente chi perché preferisci... tu ti occupi anche di barbershop, giusto? Beh, mi occupavo più prima, avevo uno studio dove c'era anche il barbershop. Perché così almeno la gente capisce. Possiamo dirlo, comunque in tre stagioni sei comunque la persona che ha un occhio per l'estetica, sicuramente un pelino più raffinato dei vari metallari di vario genere o di giornalisti meta, che magari giustamente insomma non è la loro. Ok, prima grande sfida, secondo me già qua si spezza un pezzo di cuore. Phil Anselmo o Kerry King? Ecco, lo so, mi sa che l'ho messa come prima, volevo metterla come ultima, ma chi preferisci? Non farti influenzare dal grado alcolemico, dal tasso alcolemico, perché Lo so, anche perché tu rimandi, insomma, un po' volendo, un po' entrambi anche, ma un po' entrambi, cazzo, è vero. Ragazzi, minchia, devo dare una risposta, bruttissima. Allora... Vabbè, dai, se vuoi guarda, ci lascio pensare perché ti faccio le domande un po' più facili, non so, spero, più facili, però poi ci ritorno. Se è solo estetico, la sola risposta. Se è solo estetico, dico Kerry King. Mi piace di più l'immagine che ha mantenuto, Anselmo un pochettino più trasandato. Quindi se è solo estetico, Kerry King. Ok, va bene. Mi piace, è una bella immagine ancora. Ok, Nergal versus Rob Zombie. Qua non devo parlare col cuore. No, ma io parlo sia col cuore che con l'obiettività. Assolutamente Rob Zombie, ragazzi. Dai, olè, bravo, sono d'accordo, per quanto Nergal anche a livello estetico ha fatto un lavoro anche a livello di come si pone sul palco. Dici, vedi. No, non mi piace. Rob Zombie mi piace da tutti i punti di vista, anche musicalmente, lo ascolto molto artisticamente, come regista, come... poi avendo a che fare appunto anche con l'horror. E dopo diciamocelo, è quel finto sporco che pochi possono permetterselo di fare senza essere realmente sporchi. Bravo. Lui idem la signora idem la signora zombie, che è la finta sporca, poi la donna fantastica, eccezionale. Ok, andiamo sui grandi classici. Rob Halford contro Bruce Dickinson. Anche qua penso sia facile, no? Io penso che esteticamente Rob Halford spacchi proprio il culo per l'età che ha e tutto quanto. Secondo me Rob Halford ha sempre avuto uno stile. Gli Iron Maiden non hanno mai avuto uno stile per 20 anni. Esatto, hanno quello stile inglese che è spazzatura. Ve li ricordate i video con i fuso appunto. È lo stile inglese, quindi no, dai, assolutamente Rob Halford per gli anni che ha, per l'immagine che ha, cioè dai, spacca il culo proprio. Perfetto, qua cambiamo genere un attimino. Alissa White Gulls contro Angela Gossow. E chi vediamo... Scusa, la cantante, l'attuale cantante degli Arcenemy. Quella con i capelli blu. Capelli blu, bellissima. Se non sbaglio sono due fighe, erano due fighe tutte e due, no? Certo. Cazzo, l'ho ben presente quella nuova, quindi io ti dico Angela e basta. Vabbè, rimaniamo conservatori. Ci sono vecchio e quindi mantengo... Ok, allora, questa boh, vediamo. James Hetfield, anni 80 versus anni 90 versus oggi. Minchia, Hetfield, ragazzi, rubo due minuti perché devo dire questa cosa qua. Hetfield è proprio l'incarnazione del maschio che da ragazzo era bruttissimo, secondo me. Sì, è vero. È migliorato.
Poi, sì, secondo me, proprio l'apice ce l'ha avuto, sì, anni 90-2000. Insomma, c'ha proprio qualche annetto in più, però è un bel uomo adesso. Cioè, sì, rispetto da ragazzino era un po' bruttino, Hetfield, dai. Cioè, io lo voto negli anni 90 come top, col baffo un po' manubrio che gli scendeva qua, ancora i capelli lunghi. Sì, dai, quell'Hetfield. Oh, a metà via, quando ha fatto il video, cos'era? Mission Impossible 2, che aveva fatto la canzone, il Load? No, non mi ricordo che c'era sto video, loro sulla... Sì, penso Load. Nel deserto. Ma lì si era già tagliato i capelli. Esatto, eh sì, quello dell'intermedio, ok. Lo step. Bon, adesso giustamente la tua passione, detto recente, ma comunque 10-15 anni, è il black metal. Secondo me non c'è miglior finale che Abbat contro Fenriz. Qua non lo so, cioè... Però se dobbiamo solo giudicare l'estetica... Perché qua entra nel black metal, c'è chi ha totale assenza di estetica, che è Fenriz tendenzialmente, per estetica, quanto... Cioè, che parametro mi do di giudizio estetico? Super true che è quello di Fenriz, ed è così, I don't give a fuck, lui è così, cioè l'unica cosa c'ha la barba lunga adesso. O Abbat nel bene e nel male, che esteticamente ha fatto cose, poi negli anni... culo anche lui, cioè a me piace lui, anche però un'attitudine che in realtà è molto black metal, perché è super punk, non gliene frega un cazzo di niente, cioè ti fa i video che fa l'idiota, però poi è anche mega cattivo, dai, per via della barba. Allora dico Fenriz. Ottimo, vabbè, Fenriz, che tra l'altro è insomma uno dei nostri, insomma, come dire, pezzi fare di cuore, quindi okay, ci sta. Se devo scegliere, mi obbligate a scegliere, questa è la vita, ogni tanto allora, devo fare scelte difficili. Per chiudere ti chiedo due cose veloci, una veloce e una velocissima. Quella veloce è, visto che adesso tu suoni black metal eccetera, e quando il black metal dal punto di vista dell'immagine si infighetta all'eccesso per alcuni, tipo Satyr, cioè quel cambio di immagine lì in cui tu sei un musicista estremo, eri partito pitandoti da panda e adesso invece c'hai la Lamborghini e sei tutt'altro, cioè, o gli Emperor, secondo te ci sta o no? Per dire, per me, Isan ci sta, Satyr no. Satyr, secondo me, no. Guarda, Isan io sì. non giudico troppo, perché veramente la personalità artistica, ognuno ha la sua sensibilità, quindi se hanno sentito la necessità di questo cambiamento, sono anche tanti anni, parliamo di degli adolescenti versus degli adulti. Però ecco, a me non piace, nonostante uno potrebbe dire, ma cazzo, ma è appena fatto nel buio, che è tutta una roba quasi feccia, c'è ancora lo smalto dell'altra sera, che io per carità mai messi smalti. Però sai, da Satyr, ecco, no, non lo farei. Cioè, Isan c'ha già più un suo perché, perché comunque lui il percorso Emperor l'ha bloccato, lo ha congelato nel tempo. Sì. E lui ha portato avanti un'altra cosa, quindi l'altra cosa è anche più vicina al suo percorso anche artistico, di evoluzione che ha avuto lui, estetica. E i Satyricon, seppur si sono evoluti tantissimo anche loro, però sempre però quelli sono stati, sì, metal con tutte le dovute evoluzioni, quindi magari stride di più questa estetica che adesso Satyr con la musica che fanno, mentre Emperor, sai, in realtà vanno solo a fare i live di pezzi, ma lui è Isan che fa dischi nuovi, e quindi in Satyr direi che non ci sta benissimo, però cazzo ce ne frega, alla fine la musica è quella che conta, dai, mettiamola così. Ok, una cosa personale, rispondimi solo fino a dove puoi, ma è una curiosità. Io e te ci siamo trovati al concerto dei Satanic Webmaster. Sì. E la sera del concerto dei Satanic Webmaster c'era un bel pubblico bello variegato. Beh, variegato. Allora, al di là delle idee di tutti, che a me non me ne frega niente, però se qualcuno viene e ti chiede o chiede a un tatuatore di tatuargli delle robe molto particolari, come può essere un cancelliere o dei cancelli di un campo di concentramento, è legale? Si può fare? Come cioè, ma guarda, a livello proprio di legalità, sai che non lo so, non me la sono mai posta questa domanda. Io ti posso dire, a livello sempre etico e professionale, quando hai un negozio e stai con altre persone, robe varie, io non tatuo nulla che sia né da un lato né dall'altro. Non tatuo nulla che sia palese e politicizzato, a prescindere da quelle che possono essere le mie idee, che ognuno di noi giustamente ha. Sì, sì, no, ma è anche un problema, perché poi siete voi che lo firmate, è questo che mi chiedo. Certo, quando lavoro io non sono né di destra né di sinistra, sono un professionista che lavora, quindi quelle cose lì non le tatuo.
semplicemente non le tappo, ma non me le vengono neanche a chiedere, perché appunto a me vengono a chiedere, è come, guarda, questa domanda qua poteva anche essere, mi dice, ma ti chiedono il tribale o ti chiedono il fiorellino colorato? È lo stesso discorso, a me non le chiedono queste cose perché non me ne occupo, cioè non è il mio tipo di lavoro, io mi occupo di teschi, zombie, morti e copertine metal, quindi è difficile che uno venga da me e fa, mi fai una falce martello, oppure mi fai un Che Guevara, oppure mi fai un busto di Mussolini, o mi fai una svastica. Perché non sono, ci sono i tatuatori che si occupano di quello. Ce ne sono e ce ne sono tanti che sono proprio tatuatori specializzati e fanno tutto quel tipo di clientela, sia da un lato che dall'altro. Non Sì, è il mio non caso. assieme, non assieme, spero, perché lì sarebbe Non strano. assieme. Come dalla parrucchiera, che da un lato ci sono gli uomini, dall'altro le donne, ma... Assieme sarebbe buffo, io faccio tutto, sì, ma che me frega. Esatto. Poi c'è anche chi fa di tutto, nel senso vabbè, basta che paghi. arriva, esatto. Però anche lì è un po' come il discorso del metallario, chi è fortemente di destra o di sinistra va a cercare un tatuatore che sposa la sua idea, non entra in uno Ok. studio e dice, ciao, volevo farmi una svastica, volevo farmi una Così, come cioè, da quanto sola me la nera. fai? Sa già un po' da chi andare, come il metallaro che vuole un artwork e si cerca chi è specializzato e poi trova me. Perfetto, Ecco. benissimo. Perfetto. Direi che è andata alla grande anche stavolta. Grazie, Claude. In bocca Grazie a al voi. lupo per Nel buio. Adesso è uscito un mini, giusto? È il disco, grosso Esatto. modo, fa un annetto. Beh, se procediamo con questi ritmi, siamo pieni di idee, ci siamo trovati anche molto bene io e il chitarrista, io punto nel 2025 di uscire con un disco, non voglio neanche far raffreddare troppo la situazione, quindi vorrei mantenere un po' caldo il tutto, anche perché siamo in un periodo storico dove le cose arrivano così e vanno via in un attimo, quindi ah, figata nel buio, domani non sanno manco più chi cazzo siamo. Già. Quindi devi mantenere sempre un po' l'attenzione alta, appunto nel 2025 di uscire col full, sì, mi auguro. Bene, Bene, perfetto. dai, perfetto. Allora magari avremo anche occasione di vederci dal vivo, cioè tu sul Volentieri. palco, senza L'ultima problemi cosa te. ti rubo, colgo Vai. l'occasione per rubare un po' di popolarità e Come sono entrato anche negli Jomselvarg, che è una band Giusto. black metal italiana che secondo me rientra proprio nel discorso che facevamo prima di band che da tanti anni suonano in Italia, hanno fatto tanti dischi, secondo me molto validi, che hanno bisogno di trovare un po' anche di seguito estero. Sono dei cari amici, abitiamo tutti in zona, li seguo da anni. È capitato che avessero bisogno di un bassista, è capitato che io sono in un periodo dove sto suonando bene con la mia band principale, quindi sono entrato a suonare anche con loro. Non vedo l'ora di registrare qualcosa di nuovo, insomma, e fare il primo live che ancora non abbiamo fatto con appunto la formazione nuova. Quindi vi ho Ottimo. rubato, No, no, scusatemi. di che, Farò anzi, siamo qua poi apposta. pubblicità anche a Jomselvarg. Assolutamente. Benissimo. Bene. Boh, basta, Grazie ancora, adesso. Claude. Sì, grazie ancora Claude. E tu, Dennis, te ne vai bello in Repubblica Ceca, ascoltando il death metal, poi quando torni ci racconti, come al solito. Sicuro. Vedo gli autopsi, giusto che si parlava di Ben Scott. Minchia, quante ne ho fatte di copertine anche degli autopsi. Pazzesco. Va bene. Benissimo. Dai, Buona grazie serata. mille. Mille. Ciao, grazie. Ciao, ciao a tutti.